Ciao gente gentosa e benvenuti nel primo episodio delle soluzioni di The Legend of Zelda Phantom Hourglass per Nintendo DS. Allora, questo in realtà sarebbe un... Aspettate che abbasso un attimo il volume. Questo in realtà sarebbe un gioco in italiano. Solo che con questo emulatore diventa in inglese, quindi la storia ve la spiego un po' io. Allora, questo gioco sul Nintendo io l'ho finito e ora ve lo faccio vedere anche insomma, lo completeremo qui sull'emulatore. Che rumore fastidioso, facciamo senza volume. Allora, qui racconta di una storia che c'era una giovane ragazza con i suoi pirati. Allora, lei si chiama Dazzle, anche se qua ha detto Tetra. E questo qua è siamo noi, Link. Se non lo conoscete, vabbè, è il protagonista della serie di Zelda. E così insieme esplorarono la rovina e lei si trasformò in una nella principessa Zelda. Solo che un mago oscuro la rapì e se la portò via. E così Link, che poi noi abbiamo chiamato Daniele, Dani. Vabbè. Dopo mille peripezie sconfisse il mago. E salvò la principessa Zelda. E così tornarono tutti quanti sulla nave. Questa qui era tutta la storia di un pirata. E questo qua siamo veramente noi. Questa è la Dazzle. E noi siamo il suo equipaggio. Qua dice, non chiamatemi Principessa Zelda. Qui parlano del vascello fantasma, che dicono che si trova in queste acque ed è una nave maligna, maledetta, che adesso arriva. Solo che si dice che su questa nave ci sia un tesoro. Arriva la nave. E Dazzle ci sale sopra per rubare il tesoro. Solo che si sente un urlo, ora non si è sentito. E in pratica la nave va via con Dazzle. Dani prova di Link, prova Dani, vabbè, prova a salirci per salvarla, però cade in acqua e muore. No, scherzo, non muore. E qui dice Dani, salvami. E vabbè. Dobbiamo salvare Dazzle, insomma, è lo scopo del gioco. Se sentite un rumore di sottofondo che impreca, è mio fratello che sta sclerando alla Wii. Lasciatelo stare. Ok, quindi noi ci risvegliamo in un'isola sperduta e c'è questa fatina che dice di chiamarsi Scela e che dice che ci ha trovato su questa spiaggia. Dice: che ti è successo? Io, vabbè, Daniele Link gli racconta della storia della nave della di
quella rapita. E adesso dice di andare dal nonnino, che la casa è quella. Ok. Vediamo se si può muovere in altri modi. No, devo fare per forza così. Vaffanculo. Allora, qui si può salvare, qui c'è l'inventario. Noi non abbiamo un cazzo. E poi qui c'è la mappa in cui possiamo prendere appunti. E quindi, ah sì, ricordatevi, prima di andare dalla casa del nonno, ricordatevi di quante palme sono sulla spiaggia. Perché poi ci serviranno. Cacchio, prova troppo veloce. Quindi dobbiamo andare qui dove c'è la casa del nonno. Non si può andare un po' più piano, scusate. Allora, questo si chiama, dice che si chiama Oshus. Ha trovato Scela, è lui che l'ha trovata. E quindi lui infatti la chiama, lei infatti lo chiama nonnino. E allora lui gli dice che non dovrebbe andare a salvarla. Solo che lui dice che vuole andare a salvarla. E allora dice che qua al porto c'è Linebeck che sarebbe un marinaio. Che con il suo battello potrebbe portarlo al vascello fantasma. E quindi noi dobbiamo arrivare qua. E quindi dobbiamo attraversare il ponte. Però mo succede un casino. E adesso verremo guidati sempre da Scela. Allora. Voglio riprendere le mie vite. Rupie. Allora. Si sente un terremoto e dice che ci sono molti terremoti frequenti. Il ponte è crollato e quindi dobbiamo prendere un'altra strada. Che sarebbe questa. Solo che qui ci sono i mostri e quindi ci serve una spada. Quindi di conseguenza. Vai, vai, cuore. Andiamo qui dove c'è una spada. Non mi ricordo come si faceva, però mi pare. Aspetta, mi sa dovevamo parlare prima con il nonnino. Fatti qua dentro. Qui dobbiamo disegnare, dobbiamo scrivere il numero di palme che si trovava qua. È per questo che vi dicevo di ricordarvelo. Lo ricordo io, sono 7. 7 palme e la cosa si apre. Ok, qua c'era scritto come si usa la spada. E ho preso la spada di Oshus. Quindi ora usciamo e cerchiamo di andare là. Però c'è Oshus che ci dice che dobbiamo andare a casa sua così ci insegna a usare la spada. Allora, questo è l'attacco normale. Basta toccare il coso. Poi ci sta questo che bisogna tipo fare una linea verso il nemico. E poi c'è il coso, l'attacco rotondo. Solo che è un po' difficile con questo emulatore. Bisogna fare un piccolo cerchio intorno a noi.
La più grande, la piccola. Ok, ci siamo riusciti. Quindi ora possiamo passare per di là. Possiamo uccidere i mostri. E possiamo anche tagliare questi alberelli. Ah sì, poi ci sono queste pietre. Che se toccate ci danno degli indizi. Oh. Perché questo emulatore va così veloce? Allora, tagliamo tutti gli alberi e entriamo nella caverna. Passaggio montagna. Passaggio montano, come cacchio si dice? Allora. Piccola chiave. Possono aprire queste. Possiamo andare avanti. E qui dice che ci deve essere un ordine corretto per tirare le leve. Ora io non me lo ricordo, quindi dobbiamo andarla a cercare. Allora, oh. Oh, perché questo emulatore è tutto più difficile? Allora, la seconda, allora, ci sono quattro leve. La seconda è la prima da sinistra, quindi è questa. Poi l'ultima è la seconda dalla destra. Quindi la 4 è questa. Rupie, bene. Pensa quanto cammina veloce. Ok, è Sonic. Sti pipistrelli. La prima e la seconda da sinistra. Quindi questa è la prima e quindi questa qua è la terza. Certo che la calligrafia di merda, comunque. Prima, seconda, terza e quarta. Chiave. Non si sa da dove è caduta. Però vabbè, fa niente. Andiamo avanti. Tacci tu, amori. E ora dobbiamo prendere un topo che esce sempre da qui. Ci sono, allora. Ci sono due buchi. Questo, vedete la chiave che va? Perché c'è un buco di qua e un buco di là. Solo che appena il topo ci vede scappa. Quindi noi dobbiamo prima di tutto tappare un buco. E tappiamo questo. Così lui può uscire solo da di là. Poi ci mettiamo qui. Aspettiamo che va di là. Però va troppo veloce, oh. Mortacci tua. Oh, ce l'ho fatta. Piccola chiave. Sto coso va troppo veloce. Pipistrello. Ti maledetti pipistrelli. No. Non mi potete uccidere. Sì, cuore. Affanculo. Ok, siamo fuori. Qua fuori non ci sono i pipistrelli, per fortuna. Siamo arrivati in questo spiazzo dove c'è anche il porto. Ok, aspettate, cerco di riprendere i cuori. Dai, un cuore. E vai. Allora. Qui
Qui ci fa vedere la nave, il battello di Linebeck, solo che dice che qui non c'è. E quindi ci dice che di solito sta nel bar, e quindi andiamo a chiedere informazioni al bar. E il bar mi pare che è questo. Sì, è questo. Chiediamo a lui e ci dice che è andato a questo, che sarebbe il Tempio del Re Mar. Il Tempio del Re Mar è un posto maledetto e quindi nessuno ci si avventura, bla 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 bla. Ok, quindi a questo punto salviamo e la prossima volta ci avventuriamo all'interno, anzi no. Facciamo giusto il Tempio del Re Mar e poi basta. Ok, questo è il Tempio del Re Mar. Questi sono tutti morti. Andiamo a cercare Linebeck. Ok, ora queste zone viola, queste qua dove ci siamo sopra, ci consentono di non perdere l'energia, perché quando noi saremo su una zona come questa, come terra normale. Ah, questo qua innanzitutto è Linebeck. Se siamo su una zona normale, perderemo vite. Allora adesso dobbiamo cercare di salvarlo. Quindi dobbiamo subito andare in un'altra zona viola. Ok. Che cazzo di tosse? Grande. Ok. Poi mi sa che dobbiamo andare dall'altra parte, mi sa proprio di sì. O forse no. Ah no, dobbiamo andare qua. Ricorre e se ne va via. Mortacci sua. Ci abbandona qui. Poi più avanti esploreremo. Scusate Alessio Vesclera. Più avanti troveremo. Cioè, andremo sempre nei piani più bassi. Alessio, un po' zitto. Ok, mo ci dice che dobbiamo andare. Ah no, aspetta, dobbiamo prima prendere una cosa. Mo ci sballottola un po' da una parte all'altra. Dice che gli fa male la gamba, non può andare più nel santuario, quindi lui deve prendere una carta nautica. Siamo mezzi morti. Una carta nautica che ci serve per esplorare il mare. Piccola chiave. Ok, andiamo. Ci serve per aprire qua. Do cacchio devo andare. Ah sì, c'ho la pic. No, aspetta, che cazzo sta di? Ok, ci sono riuscito. Però ho. No, c'ho un quarto di cuore, mo muoio. Posso farcela? No, vaffanculo! Ok, siamo riusciti a morire all'inizio. Aspetta, ce la possiamo fare? Sì, ci dà la chiave. Riapriamo questa. Ok, si è aperta. Recuperiamo un po' un cuore.
Ok. Carta nautica del Mar Sud orientale, occidentale. Noi siamo su quest'isola. Ok, torniamo indietro. Linebacker se n'è andato, mortacci sua. Salviamo. E quindi, da Danicraft per oggi è tutto. Iscrivetevi, commentate e mettete mi piace. E arrivederci e al prossimo episodio per vedere come continua la fantastica storia di Link. Che cazzo di bug?